Accessibilità e inclusione sono le due parole chiave del cartellone DAB Danza Bari 2024, presentata in conferenza stampa a Palazzo di Città alla rassegna di danza contemporanea del Comune di Bari, Assessorato alle Culture, in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese, che quest'anno si svolge dal 18 aprile al 22 novembre, un'edizione Spring dal 18 aprile al 23 maggio, per poi riprendere nella versione folla dal 5 al 22 novembre. Appuntamenti che saranno ospitati al Teatro Kismet, accessibilità degli spettacoli, audioguide poetiche per ciechi e ipovedenti, sinergia nel settore, contest e premio danza al Piccinni, questi punti di forza e alcune tra le novità di questa edizione. È da anni che cerchiamo di mettere a sistema tutta l'intera rete delle compagnie di danza della nostra città e ci stiamo riuscendo in questi ultimi anni, costruendo una stagione primaverile e autunnale di grande risonanza internazionale e sulla danza contemporanea. E qual è il connubio tra cultura e danza? La danza è sempre stata considerata una arte performativa, quella un po' più debole, quella un po' più fragile, però sappiamo benissimo che è dalle movenze della fragilità che si può costruire qualche cosa di stabile, quello che cercheremo di continuare a sviluppare all'interno della città di Bari, di tutta la provincia e tutta l'area metropolitana, mettendo a sistema, continuando a mettere a sistema tutta l'intera filiera della danza.